questo è tutto il regolamento, quindi si fa richiesta di approvazione, però la prima sul futuro. Essere suscettibile di variazione in base alla proposta della vita.
lavoro lì. Che senso ha andare a fare l'aumento Istat delle sanzioni amministrative pecuniarie? E poi un'altra cosa, quando voi dite che praticamente ai fini del rilascio della commissione costituiscono titoli di preferenza, io credo posso preferire di uscire una macchina in quanto di fatto con un amico, ma in questo caso una persona, un dirigente, un sindaco non può preferire uno, quindi già questo termine non è. Allora io suggerirei, perché solo io per i cittadini sono parte, però tornate in residenza, che significa? Che se viene uno da Onda Landolfo, che vuole venire una volta a me e chiedere tanti anni fa, e vuole fare il passo a solo parte, per essere preferito, va da un amico, da un parente, a solo parte, si fa la residenza e acquista gli stessi diritti. Invece un posto di residenza per favorire i cittadini di Solomaga potreste mettere e riservato principalmente agli allevatori che abbiano sede legale ed operino nei terreni di patente al comune di Solomaga. Quindi così, una cosa è spostare la residenza, un'altra cosa è spostare la sede legale. Quindi poi andate più prima a blindare il solomaghese, quindi mi sto permettendo di dare dei consigli. L'unica cosa sulla quale insisto, guardate, è il concetto del massimo carico residuo che qui io non conosco. Attenzione, non andate a regolare niente, ve lo dico con spirito di collaborazione, ve lo dico senza spirito che credete di polemiche, poiché ho letto la normativa. E la normativa impone il carico massimo ammissibile. Voi non lo citate. Allora se io vi chiedo in un ettaro quanti bovini ci possono andare, nessuno di voi è in grado di dirmi quanti bovini ci possono andare. E il discorso di contro la vita voi non regolamentate nulla. Allora io vi invito, volendo, di fare attenzione su questa cosa. Io non sto discutendo sull'importo dei carri, il carne, e quanto è, 8 euro, quanto uno non è sovinci, non mi interessa, bisogna agevolare, non agevolare. Però togliete la residenza e mettete la sede legale. Parlando di massimo da inammissibile perché il carico, non è un carico, no, ci sono dei dati fissati dall'Europa e dal PSR dalla regione, che induce poi di questi non è. Quindi io sottopongo a voi che se voi fate queste cose non sono neanche a favore, nell'interesse dei cittadini di Solomaga e anche di fare cose semplicemente con maggiore attenzione. Presidente, se posso io, poi passo io alla signora, io credo che il fatto è che... Non mi scherzo con lei. Sì, credo costruttivo. L'articolo 11 noi abbiamo appositamente inserito che quanto non contentato il presente regolamento si intendono richiamati i nuovi vigenti per effetto delle disposizioni legislative statali e regionali a quale lei ha fatto riferimento. Giove anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso di pasto, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela della vita. Per cui alla fine in modo implicito c'è sostituito. In assenza di tempo non c'è stato, lo sai, la legge dice che se tu non lo fai si sostituisce la giunta regionale. Sì. Penso un po' così, così come la legge, e quindi ora se ci sono degli altri che voi ritenete che questo sia un diritto di approvazione, io preannuncio il voto non contrario ma di astensione. Allora, perché parliamo di regolamento fino ad oggi? Perché questo comune non si è mai dotato di un regolamento fino ad oggi. E non dotandosi di un regolamento fino ad oggi ci sono state delle implicazioni negative da parte dei soggetti interessati e anche da parte dell'ente comune nei confronti degli enti preposti al controllo delle attività agricole, di cui si sta facendo ed altri organismi. Pertanto si è ritenuto che ritengo sia stato pure un obbligo quello di individuare che nel regolamento ci sta l'ultimo articolo, quello della norma di Campovane, che fa riferimento alle norme regionali, nazionali e europee riguardo appunto alla consistenza di cosiddetta cupa da lettere che è stata 05 dell'86. Quindi è un discorso talmente chiaro su questo
che non ci sta da discutere, non è non necessariamente da essere inserito nel regolamento. Quello che posso cogliere, non so se il suggerimento del consigliere Fogioni riguardo al CAN, se al CAN, se lì c'è carenza, parliamo solo di aggiornamento, di sanzioni e non di canone, che chiaramente lo rimandiamo all'attività di giunta, vedo segretario questo qui, no? La giunta può ogni due anni. Tranquillamente, onestà intellettuale. No, non mettete questo, perché è l'altro, diverso. Prego? Potete non mettere l'aggiornamento, però potreste fare l'altro. Allora, se dice, se dice una carenza, a me fa piacere, il consiglio comunale è preoccupato a questa. No, dicevo, non ho compreso che no, cosa. No, non c'è una legge del consigliere Fogioni, di questo mi fa piacere perché questo è un organo, il consiglio comunale, di dibattito e di confronto. Qualora non tutti tengono in ogni momento la verità, se dovesse venire fuori come parlo, che sia venuto fuori, ed il suggerimento io lo faccio io, anche quello, se dovesse questo regolamento essere rispetto alla norma che riguarda il canone, diciamo, interveniamo e vediamo non solo di guardare la sanzione, ma anche il canone che si deve applicare per le liste. Quindi su questo ci possiamo ritornare e aggiungere, in quel momento possiamo rileggere e vedere di mettere se a quel punto si farà anche una considerazione per quanto riguarda il canone. E l'altro aspetto che mi permetto solo di evidenziare, senza polemica, come normalmente si dice, a me sembra che il concetto di residenza in questo comune venga interpretato in maniera un poco curiosa. Non è che Torino Santa Maria, sulla Milano, come qua, come faccio la residenza? Stiamo andando lì, ci stanno delle norme, delle situazioni da rispettare, non è che uno si sveglia la mattina. Ora, attraversando tutte quante le norme e quindi rispettando tutte quante le norme, in quel momento uno diventa residente in questo comune. Se ho fatto questo, ha tutto il titolo per poter accedere alla richiesta di fidanzamento. Non è che è un qualcosa che diventa più facile, oppure perché ci stanno dei controlli, si va a vedere se effettivamente, non è che dico necessariamente guarda presso queste famiglie, ci stanno dei controlli da fare. Se dovesse palesarsi una situazione di, come dire, non proprio corretta, viene rilevata e pertanto non si accede alla residenza. Solo questo volevo dire. Quindi io sull'aspetto del quando riguarda il punto al regolamento che riguarda il canone, se inviterei il consigliere Galdiero a rileggere, così veniamo di modulare. Se il consigliere Fogioni ha già arrivato, no, io non dico, ripeto, che la giunta comunale deve, non deve mettere, deve poi ogni due anni fare l'aggiornamento del posto qui dei coini, no, io dico piuttosto di togliere il punto 9-4. Se rimane questo, probabilmente a mio modesto avviso andrà. Diversamente, io solamente questo qua, non fate l'aggiornamento del canone, quindi non è un obbligo, però sicuramente sempre questo si deve presente. Ritorno al discorso della residenza, potreste anche lasciare la residenza, però aggiunge anche la sede legale. Ma guarda, non lo so,
perché ripeto, se oggi io chiedo in un altro intervento, ripeto, quanti carri ci possono andare, io lo dico, non so se qualcuno fuori dalle regole legislative se ne va, ma se ne va lo sta facendo i cattivi, forse si può dire che io lo diciamo bene, si fa la comunicazione, non diciamo bene, cioè, ma c'è la cosa di loro. Dalla
della giornata con delibera del giorno. È un'ammissibilità al massimo di... Perché rimane tutto uguale, ogni giorno. C'è una domanda questa dell'ammissibilità al massimo di animali in verità. Ma se per me è un'altra normativa, non c'è la giornata. Poi bisogna fare, capire, questa è la giunta della residenza, di essere delle camere.